Ciao complottisti, Mister Marti contro tutti, sempre sul pezzo. Allora oggi parliamo di Medio Oriente, di Israele. E ho anche un grandissimo, vi voglio presentare un nuovo giornalaio, veramente tanto tanto bravo, uno scienziato del giornalismo. Dopo ve lo faccio vedere perché non mi ricordo neanche come cazzo si chiama. Ragazzi, cominciamo complottisti maledetti, complottiamo, anche oggi complottiamo. Allora, vedetelo, eccolo qua. Sapete che in Libano sta succedendo un casino, Israele è fuori controllo. Topolino onnisciente, non dire niente su Israele, ti prego. No, io non dico niente. Allora. Allora, per quanto riguarda il Libano, attacchi, Israele ha attaccato anche il Libano, Israele attacca la Siria, il Libano, Gaza, genocidi a Gaza, nessuno dice mai un cazzo, nessuno mi dice mai. E questo genio, Seconda dalla seconda. questo Però dice attenzione genio perché qua, al nord di Israele c'erano infrastrutture, missili e quindi si poteva Antonio Di stiamo Bella. cercando di evitare che ci sia un nuovo 7 ottobre sostanzialmente. Questo Sentite è il le messaggio puttanate che lui stava di dando. Parenzo. Ebbene, mi ha molto colpito l'analisi di Gilles Kepel oggi sulla stampa, Cappè, intervistato, cappè. che dice al di là delle solite cose, la Sì. pace, Netanyahu fa la guerra, bisogna la diplomazia deve prevalere. In realtà perché l'Europa e il mondo non fermano Netanyahu? Perché, dice Gilles Kepel, secondo me acutamente, fa il lavoro sporco che nessuno ha il coraggio di fare, cioè eliminare militarmente due entità come Hezbollah e Hamas che nessuno vuole, neanche all'interno del mondo arabo moderato, cioè degli sauditi ad esempio. Perché? Perché sega l'albero su cui è seduta la teocrazia iraniana e che con quell'albero stroncato potrebbe addirittura implodere. È chiaramente un'analisi spietata di leggi Non ha della l'idea? terza Non ha forza, l'idea? non della diplomazia, Forza. ma che secondo me è molto acuta e Ma molto fai una sostenibile. patata in È una bocca. chiave di lettura che ci ricorda Una la chiave di presenza lettura che ti dell'Urso. ricorda che siete due ritardati venduti. Io non so se siete più ritardati o più venduti, ma qua si parla di genocidi, si parla di bombardamenti indiscriminati in Libano, si parla che Israele dovrebbe essere sanzionato e embargato, no, domani mattina, dal 9 ottobre, da quando ha cominciato a massacrare innocenti a Gaza, e adesso sta attaccando anche il Libano, bombardamenti a tappeto, poi vabbè, avrà fatto fuori gente anche di Hezbollah, ma cioè, stanno massacrando civili ovunque, quindi vi sta scorreggiando l'anima, il portafoglio, il culo, la bocca, tutto vi sta scorreggiando. Comunque, visto che questo che parlo con Antonio Di Bella, che parla con la pazienza in bocca, io sono andato a leggerlo questo. Io ho un amico, di cui non faccio il nome, che lui mi passa tutti gli articoli, io che mi compro sta merda ai giornali, mi passa questo, un genio dell'informatica, mi passa tutto quello che mi serve. Anzi, grazie, grazie alla Balbi in regia. Allora, eccolo qua. Sono andato a leggere questo articolo, questo pezzo, questo proprio, anche questo è proprio un pezzo di me. Gilles Kepel, lui diceva, semplicemente si chiama Gilles Kepel. Vabbè, è uno storico francese, della stampa igienica del 23. Lo leggo come lo leggerebbe. Un foglio di bello. Perché non è finita qui, spiega il celebre orientalista francese sorseggiando un amaro Montenegro. Ah, in un caffè di Roma, hai capito? Questi qua sorseggiano, e poi dico, oh, vabbè, ma non è male sta cosa che sta facendo. Sa, ne Dania, ma che cazzo ha fatto? Ma se lui vuole semplicemente scatenare una guerra contro il Libano e fare un genocidio a Gaza, se rompete tanto il cazzo? Scusi, mi portano anche un Montenegro, per favore. S'il vi plaît, s'il vi plaît. Allora, addirittura la giornalista, giornalaia Francesca Paci, che ha dovuto fare questo. Io piuttosto che fare il giornalista per uno di questi giornali, andrei a rubare. Lo dico, andrei a rubare. Preferirei rubare, cioè non è decoroso, non è, no, però è meglio, comunque meglio. Allora, oltre 41.000 vittime, 41.000 vittime a Gaza, 42 ormai, Francesca, no, come cazzo ti chiama? Fra Paci, tra l'altro. Gaza raida pioggia su Beirut, ancora annichilita dall'operazione Pager. Si ha l'impressione che al netto delle critiche l'Occidente consente a Israele, si ha l'impressione che al netto delle critiche l'Occidente consente a Israele di superare quelle linee rosse, in teoria invalicabili, delle democrazie in guerra. È così? Ma hai capito? Che vellutata questa domanda. Ma questi qua massacrano bambini, donne, attaccano paesi come se non ci fosse un domani. Vabbè, paesi sovrani, vabbè. E così ha ragione
E così la ragione non ha nulla a che vedere, ci dice il nostro Fugil, con vaghi sensi di colpa dell'Olocausto. No, no, quindi non è. Consentiamo a Israele di varcare tutte le possibili linee rosse perché assumendosene la responsabilità fa il lavoro sporco al posto nostro e libera la scena di attori come Hamas e Hezbollah che nessuno rimpiangerà. Scusa, ma Gilles, che purtroppo ti chiami come Gilles Villeneuve, uno dei più grandi piloti della storia dell'automobilismo, io avendo fatto automobilismo sono molto legato, non ti chiamerò Gilles perché no, no, ti chiamo come cazzo, Capel, ma va caga. Dai, Capel, allora, ma a noi europei, no? Di Hezbollah, che cazzo ce ne frega? Cioè, a noi esseri umani del mondo, di Hezbollah o di Hamas, cosa cazzo ce ne fotte? Cioè, cosa stai dicendo? Che nessuno rimpiangerà? Ma a noi non ce ne frega un cazzo di questa roba. Perché dobbiamo sostenere una roba simile? Ma io non so, ma da dove uscite? Ma da che buco di transazione uscite? Addirittura. Rimane addirittura questa che scrive sulla stampa e dice: Vabbè, ma hai cagato un po'. Mentre il segretario generale dell'ONU, Guterres, spaventa un Libano ridotto come Gaza, incombe la minaccia della guerra totale? Tipo, paradossalmente, la distruzione di Hezbollah, dice Kikopop, può infrangere il peso dell'Iran al punto da evitare una guerra totale. Vabbè, questa è una supercazzola. Quindi, Hezbollah cade e cade l'Iran. Vabbè, non è supercazzola. Per Israele lo scontro diretto non è necessario perché, come insegna il colpo definitivo assestato all'URSS, dalla sconfitta dell'Armata Rossa in Afghanistan, mandare al tappeto le milizie del Partito di Dio può condannare gli Ayatollah. Che cazzo c'entra, scusa? L'Armata Rossa era dell'URSS. Hezbollah è libanese. Che cazzo c'entra con l'Iran? Niente, questa è una sprematurata con lo scappellamento a destra, è palesemente una scappellata, cioè c'è scritto un libro, deve essere un. Cosa punta Benjamin, Bibi, il genocida? Lo dico, aggiungo io, bisogna mettersi nella testa del premier israeliano, e mettitela, no, bisogna mettergli la testa su del premier israeliano, cioè, che è sempre stato un tattico, non uno stratega, sì, è un tattico, anche Adolf era un po' un tattico, non era proprio uno stratega, era un tattico, sì, quelli che fanno i genocidi sono dei tattici, non sono degli strateghi. Non si pone limiti per restare nella storia e non finire in carcere, deve superarsi, vuole essere il premier che distruggerà nemici dello Stato ebraico a Gaza. Anche se questo dovesse costare il sacrificio degli ostaggi, vabbè, cazzo se ne frega, è quello che polverizzare Hezbollah, consentendo il ritorno a casa di 60.000 israeliani evacuati dal nord. Adesso poi vi leggo un paio di numeri su Hezbollah, per farvi capire quanto questo è un campione del giorno. Riuscirà davvero a distruggere Hamas che ancora combatte a Gaza, polverizzare Hezbollah che mantiene un arsenale poderoso? Gaza è finita, finita Gaza, finita. Adesso vi faccio vedere i numeri adesso. Israele con gli ultimi omicidi mirati, è proprio mirati, è preso che. Ma io. Sto coglione di scena, dammi una mano. Senti, che bello, ma vai a fare il cu. Grazie, grazie. Vabbè, hai ragione, effettivamente, non posso esimermi a darti ragione. Francesco, tipo sconvolto, perché gli ha detto: Vai a parlare con uno storico. Si è trovato davanti uno psicopatico. Dice: Ma come cazzo? Ma non mi hanno detto di andare a intervistare questo storico? Questo ha fatto una bomba, cioè, ma una, ma. Descrive uno scenario apocalittico, dice la Fra. Da dove potrebbe ripartire il dialogo per la pace? Netanyahu, dice Capel, è convinto che la catastrofe umana di Gaza e quella che rischia adesso in Libano sia il prezzo da pagare per costruire il dopoguerra. Basta. E sti cazzi, ma c'è. Ma lo dice Capel, ma bravo. No, no, non dire che è una follia. No, di, vabbè, ma è così. Ma lui vuole distruggere due paesi, fare 2 milioni di morti e poi si ricostruisce. Cioè, vabbè, le cose quando si rompono si ricostruiscono, i bambini rinasceranno. Non so che cazzo. Uno stato palestinese. Sentite quella puttanata. C'è bisogno di una pace regionale che comprenda un Iran post-khomeinista e uno stato palestinese. E la tipa rimane di nuovo scioccata. Pensa, ma che cazzo mi avete fatto intervista? Uno stato palestinese con Gaza distrutta e la Cisgiordania in balia di colonie irriducibili? Dice Francesca che l'avranno ricoverata, non è euro. Sembra impossibile, risponde. Sembra ineffabile questo Kikuk. Sembra impossibile, eppure non si può andare più in basso di così. Ma bravo, ma cazzo, ma questa è la
Porca puttana, ma questo è un genio, ma questo non è uno storico, questo è un genio. La distruzione dell'infrastruttura di Hezbollah può stabilizzare il nord e la ricostruzione di Gaza passa dai sauditi. Ma vabbè, ma grande, ma grande anche di Bella che ce l'ha consigliato. Un'analisi col culo, questo fa l'analisi col culo, no? Cioè si tira giù la mutanda e fa le analisi. Questa è un'analisi veramente da allora. E lui ha detto, vabbè, adesso sconfigge Hezbollah. Quanti missili Hezbollah? 200.000 missili a Hezbollah. Fonte del Sole 24 ore, 200.000 missili. Immaginate, Hezbollah tipo a un certo punto si ritrova nella merda e spara tipo 100.000 missili in 2 giorni. Cosa può succedere? Vabbè, però... Ma Hezbollah, ma sì, ma che facile distruggere Hezbollah. E poi, vabbè, gli uomini, non lo so, loro avevano, Nasrallah aveva dichiarato che erano 100.000 miliziani, però vabbè, effettivamente Nasrallah, anch'io se fossi il capo di Hezbollah direi che ce n'abbiamo di più di quelli che ce n'abbiamo, quindi non lo so. Però 200.000 missili ce li hanno. E per quanto riguarda Gaza, che lui ha detto ormai Gaza fatta, e io ho sentito... studiosi di tipo Stefano Orsi che parla del fatto che Israele è impantanato ma male proprio. Infatti hanno fatto 40... Adesso, però ragioniamo noi. Topolino, segui anche tu il discorso. Allora, ci sono 42.000 morti ormai. Secondo l'UNICEF, il 70% più o meno sono donne e bambini, no? Quindi facciamo i conti. Allora, 40.000. Però me ne ha fatti la balbi prima, ma ovviamente non mi sono scritto e non mi ricordo. Porca paletta, però fa 40.000, il 50% so, 20.000, il 70% sarà, vabbè, quindi sarà 30.000, dai, 30.000 sono civili, no? E 10.000 sono uomini, che non saranno tutti di Hamas, saranno uomini, metti che metà siano di Hamas. Quindi potremmo dire, così a spanne, che Israele ha ucciso più o meno quanti i miliziani di Hamas secondo questi conti? Allora, quindi secondo questi conti 5.000. Esatto, 5.000. Però il problema è che Hamas era stimato che avesse 40.000 miliziani. Quindi nei soliti 5.000 ne rimangono 35.000. E allora il fatto che state dicendo che Israele ha sconfitto Hamas e Kepel, mi sembra che Kepel è... Correggi con la bocca. Sì, esatto. Che Pell dica delle grandi stronzate. Perché se... ma metti anche che ne hai uccisi 10.000 di sti miliziani grazie alla Hamas e ci sono 40.000, ci sono 30.000. Cioè non è che se tu bombardi a cazzo di cane Gaza vinci la guerra con Hamas. Perché li devi uccidere quelli di Hamas. Perché non è che per ogni 10 bambini che uccidi un terrorista. Perché ti prendono i punti, no? Gli israeliani ti danno i punti, tipo al supermercato. Hai ucciso 10 bambini, ti danno i punti. Bravo, allora hai ucciso uno di Hamas. No, e neanche le donne non valgono per Hamas. Devi beccare proprio quelli di Hamas, funziona così. E va bene, quindi avete detto grandi stronzate come sempre. Siete veramente il cesso del mondo. Sentite, allora, questo fa schifo, questo fa schifo. Preparatevi. Allora, mettetevi, anch'io mi slaccio perché poi dovrò andare a correre al cesso per andare a cagare. Israele, attacco, Repubblica, attacco mirato su Beirut, ucciso il comandante, va. Allora, gli attacchi mirati su Beirut hanno fatto, non so se con i nostri potenti mezzi si vede, 274 morti. Io Repubblica, io no, guarda, mi vorrei denudare e sbattermi la mano sul culo e dirvi ma andate a fare, ma no, non lo farò, perché bisogna mantenere una certa dignità. Vi faccio sedere, allora, vi ricordate il campione di prima, come si chiama quello lì? Antonio Di Bella. Allora, perché non è un coglione. No, se qualcuno di voi pensa che sia un coglione, si sbaglia. Non è assolutamente un coglione, Antonio. È un grande. Durante un'intervista a Letta, lui e l'annunziata parlavano degli ucraini, delle donne ucraine. E dicono
Adesso vi faccio sentire cosa dico. Al momento il pensiero va alla comunità ucraina, comunità fatta di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese, che sono in questo momento tutte in una condizione terribile. Allora, adesso forse non l'ho sentito bene perché chiaramente non è facile. Mentre loro in studio, pensando di non essere sentiti, in diretta dicono... di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese, che sono in questo momento tutte in una condizione terribile. Allora, c'è l'annunziata che dice, Letta dice, si sono integrate in Italia, sono migliaia di cameriere e badanti, aggiunge, e il grande di Bella dice, e amanti. Brava, grandi, ma sentite, ve lo faccio sentire ancora, ve lo faccio sentire ancora. Il pensiero va alla comunità ucraina, una comunità fatta di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese, che sono in questo momento tutte in una condizione terribile. Cameriere e badanti, ma grandi, ma sei magro, non sono tutto di bella, ma sei un grande. Sei un grande, io me ne vado ragazzi, e voglio ringraziare Capel, perché sei un grande, ti dedico, mettete like, iscrivetevi al canale su YouTube e fate gli abbonamenti, non al nostro canale, ma ai canali degli altri, perché noi non ce ne frega un cazzo gli abbonamenti. Allora, dedicare una canzone a Capel, che dovrebbe andare a pulire i cessi con che cosa? Con il cucchiaino e poi mangiarsi la merda. Ecco, devo dire la verità, guarda Topolino, a volte non sono d'accordo completamente con i tuoi toni, però le tematiche secondo me le azzecchi sempre. Sono molto bravo, sì. Ecco, allora, grazie al nostro opinionista, io dedico Esagerata di Margherito a questo coglione, questi campioni di Capello, quell'altro lì, di Bella, le badanti, le amanti, è un mondo, non è un mondo tragico. Ma è un mondo, è un circo di stronzi, questo è un circo di stronzi. Ma andare al circo e diverto solo che stronzi ovunque. Non ci sono i clown, non ci sono quelli che saltano, gli elefanti, no, cazzo, sono stronzi, è un circo, un grande circo di stronzi. E tu sei un po' esagerata, che pelle, sei un po' esagerata. Non ci pensare più. Sei un po' cazzo esagerata. Che pelle. Sei un po' stronzo, esagerata. Grande Margherito. Sei un po' esagerata. Antonio, di Bella, sei un po' stranzerata. Ciao belli. Andavano tutti a cagare. Credo che abbiano capito i nostri amici, grazie.